Buongiorno a tutti, ci siamo tornati su questi schermi, quanto tempo è passato? Allora, oggi un video su, vi mostro in giro per la casa degli acquisti vari che abbiamo fatto in questi giorni, in particolare ieri, da TJ Maxx e da Target. Tutte cose per la casa, per i bambini, per noi, per sistemarci. Sto sistemando casa in modo poi da farvi il tanto atteso video dell'home tour. E niente, quindi vi mostro, insomma, ora vado in giro perché chiaramente sono tutte cose che abbiamo sistemato immediatamente. Vi faccio vedere le cose principali perché non mi ricordo. Abbiamo comprato, aiutatemi a dire, tantissime, tantissime cose. Ora giro e vedo un po' quello che mi, insomma, quello che trovo in giro, di cui mi ricordo, e vi mostro un pochino tutto. Quindi andiamo in giro per casa, così avete anche qualche scorcio, qualche angolino di casa. Nel frattempo sono nera perché Amazon ha appena finto, mi ha appena mandato una notifica in cui ha appena finto un'impossibilità di consegna. Quando io sono in casa e non è venuto assolutamente nessuno, mi dovevano consegnare una cosa che stavo aspettando da giorni e niente, non è arrivata neanche oggi. Intanto parliamo di cose belle, vi mostro le nostre abat-jour. Ieri da Target ho trovato questa abat-jour a 12 dollari, mi pare. Sono tanto carine. Abbiamo comprato chiaramente le lampadine a parte. E queste sono le abat-jour. E senza accorgermi le ho prese anche dello stesso colore del lenzuolo. Non lo so, mi piacciono molto. Un'altra cosa acquistata da Target, questo da TJ Maxx, un set di tappeti in tipo memory foam, insomma, questi morbidissimi, questi molto, molto spessi. Io non li amo particolarmente, a mio marito sono piaciuti molto. È un set, tra l'altro, di due tappeti di due dimensioni diverse. Tommaso li ha messi qua e al momento li lasciamo qui. Anche perché, essendo di questo vellutino così, io ho l'idea che non siano neanche particolarmente assorbenti. Quindi, boh, non me la sento di utilizzarli come tappeto da doccia, insomma. Vabbè, comunque, questi. Un'altra cosa che viene sempre da TJ Maxx è che, tra l'altro, devo togliere anche l'etichetta perché sta ancora lì, non ce ne siamo accorti. E questa, allora, non rende probabilmente, ma è enorme, ed è un'enorme cesta dei panni che abbiamo preso. Questa si toglie chiaramente, per lavarla, è legata da questi elastici qui, i manici. Questa cesta può essere utilizzata anche per altre cose, una cesta rigida molto grande può essere utilizzata anche senza questo per tenere, non so, coperte, cuscini, giocattoli, pupazzi, una cesta. Per noi, la nostra cesta dei panni. Poi, sempre da TJ Maxx, mi pare, ho preso sia per noi che per i bimbi questi ganci, quindi senza dover bucare muri né altro, questi ganci da porta per mettere gli accappatoi dietro le porte. Poi, nel buio di uno dei miei linen closet, quindi degli armadi per gli asciugamani sarebbero, ma insomma, comunque per i tessuti, eccetera, questa è un'altra cesta che ho preso, sempre da TJ Maxx, che stava a 9 dollari, mi pare. Mi è dispiaciuto tanto non averne trovate altre. Al momento la mia scatola per l'intimo, perché chiaramente ci stiamo ancora organizzando, è perfetta per questo armadio. Sarebbe stato bello averne diverse. Ne cercherò altre di questa tipologia, in cartone ricoperto, insomma. E ancora ho preso anche questo set di tre vaschettine di plastica. Era un set da tre vaschettine di plastica, sempre per fare da organizer. Qui, sempre nel mio linen closet del mio bagno, c'è questa zona riservata al. Queste sono tutte scorte, tutte scorte, tutte scorte, e alcune medicine. Dalla cameretta dei nani, invece, vi faccio vedere queste ceste. C'erano i cuscini, si sono messi i cuscini
che hanno utilizzato per il viaggio messi qui. Vabbè. Allora, ieri da Target ho trovato queste due ceste nel reparto dei saldi. Ho visto che ciascun reparto ha una zona saldi. Ecco, ci sono ancora... ci siamo dimenticati di staccare questo. Allora, ho preso queste due ceste. C'erano colori anche più carini, tipo il verde menta, una cosa così più o meno, e rosa, però non erano in saldo. E ciascuna costa 15 dollari. Io le ho pagate 5 dollari l'una. E quindi abbiamo scelto questo. Sono belle rigide, tra l'altro, sono in tessuto, ma dentro hanno, vedete, questi cerchi di metallo che le rendono rigide con i manici. E quindi ho preso questi due cestini, insomma, queste due scatoline a 5 dollari. Ho preso questo verde e questo color senape. E poi ho preso anche un'altra cosa, ossia la abat-jour. Ho scelto una abat-jour, vabbè, qui l'abbiamo già prestata, eccola qua, una abat-jour con i pois. Anche questa era in saldo, mi pare di averla pagata 15 dollari. E così, insomma, anche loro hanno la loro piccola abat-jour. Poi, che altro ho preso? Ho preso questa, che in realtà è un set di due, ne ho anche una io più grande nel mio bagno, quindi ho dimenticato di farvi vedere. Comunque è una scatola di metallo, fatta così, è un set da due. Questa è quella piccola che contiene le cosine per i capelli di Eleonora, e la grande invece è nel mio bagno. Mentre ho preso anche per i bimbi una cesta abbastanza grande, anche questa in tessuto, una cesta per il bucato che ha anche la parte richiudibile, quindi sta un pochino più ordinata, anche perché ha l'ingresso di una porta, quindi insomma sta un pochino più ordinata. Poi ho scelto questo wash your hands per essere il loro dispenser per il sapone, così grosso. E poi questa meraviglia qui, che è il loro squeaky clean, il loro tappetino da doccia, che è veramente molto carino e morbido, si sbatte in lavatrice molto facilmente. Ah, vi faccio vedere questa in uso, che per la loro vasca è perfetta, e mi fanno ridere perché loro si divertono in bagno. Quando uno va in bagno, l'altro gli fa le lezioni sull'alfabeto. Qua dietro la porta vedete anche loro hanno il loro gancetto dove ci sono i loro accappatoi, e anche questi teli che stanno usando quando giocano con le pistole d'acqua in giardino. Mentre il loro linen closet, loro ne hanno due, ed è veramente, sono enormi, cioè una, qui ci sta solo una mia mano, sono enormi. Allora, ho comprato queste quattro ceste divise per colore in modo che ciascuno possa accedere, queste sono in bagno, possa accedere al proprio intimo. Calzini, mutande, canottiere, calzini, mutande, canottiere per tutti e due, mentre quelle laterali hanno, vabbè, a parte qualche costumino, hanno cose prettamente invernali. Poi ho preso anche questa cesta, questa sempre di TJ Maxx, sì. Da mettere così vicino alla poltrona, al divano, per mettere. Ora c'è un cuscino, c'è un sacchiotto, per mettere cose. C'è un piede in più, che è molto carino. Poi ho preso il tappeto per la cucina, sempre di TJ Maxx, vedete così, con la parte adesiva, diciamo, dietro, antiscivolo, non adesiva. E questa è la grana. Poi di Target, allora, questo set, non avevo guanti e presine, quindi c'era un set unico con guanto da forno, due presine belle spesse, e poi un kit, un set di spugne di, diciamo, è una specie di asciugamanino. Questo serve proprio per, non è tanto lo strofinaccio, un mix, è proprio un asciugamanino, e c'è sia questa versione quadrata con i quadratini così, che al contrario, quindi grigio e bianco. E ogni set ha sia asciugamanino che questo, questa via di mezzo, questo pannetto quadrato, che qui ha anche la parte eventualmente per lavare, per
per grattare, insomma, non so come dirvi, per pulire proprio. Io non lo uso per pulire come se fosse una spugna, li uso come semplicemente strofinacci da Queste sono un po' cucina. di cose, non sono assolutamente tutte le cose che abbiamo comprato, anche perché molte sono in giro. Cioè, ho comprato tutta una serie di detersivi che in questo momento non posso stare qui a mostrarvi, ma insomma parleremo poi anche di queste cose. Fino ad ora devo dire che i detersivi mi stanno deludendo non poco, e anche la lavatrice, che non lava niente, nonostante io stia utilizzando insomma uno dei più rinomati detersivi del paese. Ma comunque, vabbè, di queste cose parleremo in un altro momento. Ora vi saluto, devo scappare giù perché Ele mi sta chiamando. Ci vediamo al prossimo video e pian piano vi farò vedere tutte le cose della casa. Ciao!